Ho scelto di parlare qui della parola razza, che è una parola naturalmente non neutra tra le tante che possiamo usare. Tutti abbiamo presente cosa si cela dietro questa parola, gli abomini che in nome di questa parola si sono prodotti durante tutta la storia, in particolare europea, in particolare novecentesca, ma non solo naturalmente, dall'Olocausto fino all'apartheid, al segregazionismo americano, e tuttora purtroppo ritornano in Europa, in Italia, episodi, non solo episodi purtroppo, che si richiamano in qualche modo ad una identità razziale. Si parla spesso delle leggi razziali del 38 e del manifesto in difesa della razza di questa rivista che proponeva il razzismo come un elemento costitutivo del regime fascista. Ci sono frasi abbastanza allucinanti con un'accezione positiva di questo termine, che a noi può sorprendere oggi, ma che era assolutamente diffusa all'epoca. Si capisce quindi come al momento della stesura della Costituzione ci sia stato un forte dibattito nell'Assemblea Costituente e anche nella società civile se la parola razza dovesse avere luogo nella nostra Costituzione. La discussione fu accesissima e alla fine si decise di mantenerla, questa parola, proprio come simbolo di ripudio della barbarie nazifascista, quindi come all'inizio della Costituzione un elemento che potesse rendere evidente come la nuova Repubblica rifiutava questa distinzione tra razze. Il problema è che all'epoca ancora dal punto di vista genetico, dal punto di vista antropologico, si era convinti che comunque esistessero diverse razze. Poi il problema era se fare delle distinzioni, delle gerarchie tra queste razze. La ricerca scientifica poi ha dimostrato chiarissimamente che non è così. A livello proprio di DNA, di analisi genetica del DNA, non c'è una possibile distinzione tra razze all'interno del genere umano. La cosa singolare, che forse non è nota, è che la parola razza esiste in tutte le lingue europee, in varie forme, ma insomma è la stessa radice evidentissimamente, ma è una parola che nasce in italiano. In spagnolo, in francese, in inglese la parola compare tra la fine del 400 e il 500, mentre in Italia la troviamo già abbondantemente presente in documenti della fine del 200 e del 300. Quindi non c'è dubbio che la parola nasce in Italia e dall'Italia si diffonde in tutta Europa. La situazione è molto più complessa e diversificata se andiamo a vedere da ancora più indietro, cioè nella preistoria di questa parola, a indagare da dove nasca, da dove si sia formata la parola razza. Su questo i vocabolari sono molto incerti e dicono che l'origine è incerta, è sconosciuta, non è chiara. Questo ha un suo fondamento, perché in effetti non esiste una parola latina, cioè della base da cui proviene la lingua italiana, che automaticamente abbia potuto dar luogo a una parola come razza. Proprio durante gli anni del nazismo e della Seconda Guerra Mondiale, dell'Olocausto, fu Leo Spitzer, un grande linguista e filologo austriaco, ebreo, quindi espatriato già nel 1933 dalla Germania nazista, fino a finire in America, fu lui che sostenne con un'abbondanza di argomentazioni e di documentazione che la parola che il regime nazista e fascista faceva risalire ad una priorità, ad una supremazia biologica ariana sul resto delle razze umane, in realtà non aveva niente di biologico, perché aveva nel suo retroterra un ambiente tutto diverso, quello cioè della filosofia e della teologia medievale, dove il termine latino ratio, rationis, era citato per indicare quelle
identità di tutti gli esseri naturali che sono concentrate nell'entità divina e che giustificano poi la creazione, cioè il passaggio dalla unità divina alla molteplicità infinita della creazione. Quindi queste rationes, queste idee generative, erano concentrate quindi nel termine ratio, erano un'ottima base di partenza per spiegare poi come si fosse formato il significato della parola razza nel senso di appunto quello che conosciamo, cioè di gruppo di persone che hanno una stessa identità, una stessa caratteristica. Un linguista celebre, filologo e linguista italiano, Gianfranco Contini, nel 59, pubblicò un articolo in cui invece trovò che l'etimologia era totalmente diversa, perché nei questi primi testi italiani che presentano la parola razza, in realtà sono dei testi, è un testo in particolare, è tradotto dal francese e in francese al posto della parola razza c'è un termine che è quindi l'esatto corrispettivo del razza italiano, che è un termine oggi non più usato in francese, ma all'epoca del tutto normale, il termine arraz, che significava un allevamento di cavalli selezionati per la riproduzione. Quindi un concetto legatissimo, evidentemente legato a quello che poi si è sviluppato per il termine razza, cioè di gruppo appunto che ha identiche caratteristiche genetiche. La dimostrazione di Contini fu brillante quanto rapida, e ebbe però la sfortuna di arrivare troppo tardi, nel senso che proprio in quell'anno era stata redatta la voce ratio del grande vocabolario etimologico della lingua francese, un vocabolario autorevolissimo a cui tutte le fonti lessicografiche successive hanno attinto, e da questo stato di cose deriva tutta la lessicografia successiva, e ancora oggi si troviamo appunto nei principali vocabolari che la parola è di origine incerta. Se andiamo sul web e cerchiamo da dove viene la parola razza, quindi ciò che facciamo in realtà tutti, ecco, senza nessun bisogno di specializzazione, da un qualsiasi cellulare, se andiamo su Wiki, se andiamo su Google, se andiamo anche, se poniamo la questione a ChatGPT, la risposta è sorprendente, cioè, o meglio, la risposta riflette quello che è lo stato dei vocabolari, perché non è che ci siano altre fonti specialistiche a cui attingono questi motori di ricerca. Per cui troviamo tuttora che l'origine della parola è incerta, o che è una parola spirituale che deriva dal ratio, o addirittura anche altre etimologie più strane e improbabili. E quindi c'è per noi linguisti forse ancora un fronte, diciamo una battaglia da compiere, cioè quella di fare in modo che anche che il nostro lavoro riesca ad arrivare fino a questo livello di divulgazione, fino a questo livello sul web, in modo che sia chiaro che almeno che qualsiasi ragazzino abbia la curiosità di capire, di interpretare, di approfondire un minimo che cosa si celi dietro questo termine, così a volte sbandierato in modo osceno, ecco, capisca che quello è un termine che è bene riservare ai cavalli quando va bene, e comunque agli animali, non certo agli uomini.